punto e grado benvenuto a tutti voi, autorità, professori, signore, signori, che questa sera affollate la sala convegni del Castello di San Lorenzo. Ci ha qui convocato, e sono certo, primo, la stima e l'amicizia di Enrico Garofalo, che ognuno di voi ha avuto modo di sperimentare, in tempi e luoghi diversi, ma sempre sincere ed autentiche. E poi, sicuramente, l'amore e la passione che nutriamo verso gli studi di storia locale finalizzati alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni culturali. Perché questa sera parleremo diffusamente dell'ultima fatica del professore Enrico Garofalo, parleremo di questo volume di 607 pagine stampato presso la Tipolitografia Nuova e Incolta di San Lucchi nel mese di maggio 2008, che si intitola Parole del Tempo. Di cosa si tratta? Il sottotitolo recita Raccolta di termini dialettali di guardia San Lucchi. Quindi l'arcano è presto svelato e non ci si poteva aspettare altro dall'amico Enrico Garofalo, che è sempre così, diretto, aperto, leale, sincero con tutti e quindi anche con i lavori che dà alle stampe. A dargli una mano, non solo fisica ma anche morale, in questa magnifica impresa, come lui stesso nella premessa ci dice, sono stati i suoi affetti più cari, da quelli familiari a quelli dei colleghi di scuola, a quelli di due amici ferrati, come Eligio Garofalo e Palmiro Falato, appassionati quanto e più di lui della bella guardia San Flamondo. Prima di passare al compito istituzionale, vorrei raccontarvi qualcuna delle grandi emozioni cedute nell'animo quando venerdì mattina mi ha portato la copia del libro, ovviamente con la dedica autografa. L'ho subito nascosto nella borsa, uscito di casa per andare a lavorare. Mi sono fermato subito dopo e ho cominciato a sfogliarlo e le emozioni si sono succedute alle emozioni. Sottolineo adesso unicamente l'enorme gratitudine ad Enrico per un lavoro così impegnativo realizzato con grande professionalità, veramente un lavoro ben fatto e curato in ogni particolare. Grazie Enrico. E adesso passiamo allo svolgimento dei lavori così come previsto nel programma in video che tutti conoscete. La parola passa al sindaco di Guardia San Flamondo, Nicola Cialleglio, il quale, oltre ad aver contribuito alla stampa come amministrazione comunale ed aver patrocinato la pubblicazione come gruppo di azione locale, come il Gallo di Terno, ha voluto firmare anche la prefazione di quest'opera così importante ed indispensabile per il Paese. Signori e signori, buonasera e un doveroso saluto non di circostanza ma sentito alle autorità presenti, a tanti graditissimi ospiti anche di altri paesi che vedo qua stasera in sala, al variegato mondo della scuola a cui Enrico Garofalo appartiene, all'assessore provinciale alla cultura che ha accettato il nostro invito e impreziosisce con la sua presenza qui stasera la presentazione di questo volume, a Don Nicola Vigliotti, intellettuale, storico e illustre rappresentante di queste terre, e ovviamente all'autore, a Enrico Garofalo. Enrico, per la verità, è un benevolo angelo tentatore, perché
non parlo di aver stuzzicato il mio amor proprio chiedendo di scrivere la prefazione al libro, alimenta anche la mia vanità invitandomi alla presentazione dello stesso. Lo faccio con vivo piacere, nella speranza che né l'una la prefazione né questi saluti di stasera, questa introduzione, possano guastare la lettura di questo prezioso volume, non aggiungendo molto di più a quanto appunto ho già scritto. Credo perché però qualche valutazione sia doverosa. Innanzitutto, la raccolta è un atto d'amore, fondamentalmente verso la propria terra. Credo che in filigrana debba leggersi innanzitutto questo, un atto d'amore verso la propria terra, verso il proprio paese, verso la propria memoria. E la frase di Hegel che il professore Garofano ha posto all'inizio del volume, nel mondo nulla è stato fatto senza passione, riecheggia probabilmente questo sentimento di attaccamento alla propria terra, al proprio comune, al proprio paese, al proprio territorio. In questo senso mi sono preso quasi il vezzo di andare a vedere all'anagrafe del comune la data di nascita di Enrico, il 6 aprile 1950, e ho pensato, quasi come accadeva per Borges e Buenos Aires, che la nascita di Enrico sia alquanto posteriore alla sua residenza qua a Guardia, nel senso che Enrico resideva qui già prima e poi vi è nato. Non si è mai distaccato, anche quando è lontano, perché magari a Faricchio o è preso da ricerche a più vasto raggio sul territorio, ha mantenuto sempre questa presenza in questa terra, in questo territorio, in questo paese. C'è anche un pizzico di invidia un po' in questo che dico, no? Perché questa conoscenza profonda delle cose, delle persone, del passato, del modo di essere degli individui, di come il nostro paese nelle rassegnazioni e dei suoi silenzi si caratterizzi, è una cosa che per esempio io non sempre ho la capacità di cogliere, perché ci vuole un'attitudine particolare e una predisposizione notevole. In qualche modo Enrico sa del paese molto di più di quello che la sua memoria ha registrato e di quel che la memoria altrui pure gli ha trasmesso. E nasce proprio da questo anche questo gesto d'amore e di attenzione rispetto al paese, che mi pare che vada sottolineato e per il quale, ma non solo per questo, anche per qualche altra cosa che aggiungerò, la stessa amministrazione comunale ha ritenuto di sostenere la pubblicazione di questo volume. L'altro dato che mi pare importante sottolineare è che in questo tempo immemore, dove troppo spesso si conosce il prezzo di tutto e il valore di nulla, questo sforzo, questo tentativo di recuperare la memoria, l'identità, il senso di appartenenza ad una comunità, sia uno dei tentativi più pregevoli e più significativi di sottrarsi a questa omologazione ricorrente, di far leva su un'identità per cercare appunto di sfuggire a chi vuole in qualche modo ridurre tutto dentro un dato economicistico o mercantilistico, dimenticando il valore della tradizione, della cultura, dei retaggi che si accompagnano alla vita di ciascuno e che servono in qualche modo dare anche un senso alle cose che ci stanno intorno, poiché forse non tutto si misura in termini di standard materiali, ma c'è un valore di senso e appunto di cultura che va ben altro l'aridità delle cifre, i conti dei ragionieri.
Detto questo, il volume si lascia apprezzare, poi Don Nicola si intratterrà più a lungo di me su tutto questo, immagino, anche per la ricchezza, la notevole presenza. Parliamo di oltre 10.000 vocaboli che sono stati inseriti all'interno del volume. E parliamo anche del fatto che la lingua, come ho scritto all'interno della prefazione, è sempre un prodotto sociale, cioè racconta la storia di un territorio con tutto quello che vi può essere dietro e con tutte le grandi e i grandi piccoli avvenimenti che nel corso dei secoli si sono succeduti sul territorio, modificandone le caratteristiche, i modi di dire, le espressioni, il gergo, e di tutto questo poi in qualche modo si è trasferito sul piano della lingua. E allora credo che questo preziosissimo saggio ci aiuti in qualche modo a testimoniare l'amore verso la nostra comunità, a coltivare la memoria e al piacere di riscoprirla anche mediante la lettura di questo volume, che raccoglie appunto i termini, i gergi e le espressioni della nostra comunità. Un ringraziamento quindi vivo all'autore, con l'auspicio che questo recupero della memoria, che pure si va cogliendo da tanti segni e da tanti elementi che ci caratterizzano, è stato presentato qualche giorno fa presso questo stesso castello medievale un documentario realizzato dai ragazzi del liceo scientifico, che faceva appello e sollecitava proprio questo tipo di sentimenti legati al nostro centro storico. Sabato sera ci sarà una manifestazione sempre sul piazzale del castello che ha come tema proprio la memoria e le tradizioni. E allora io spero che tutti questi gesti, che sono comunque testimonianza d'amore verso la comunità, possano aiutarci appunto a sfuggire ad una omologazione ricorrente e darci il senso anche della memoria, della tradizione e della storia, la nostra storia di questa comunità e di questo territorio, che pure è una storia lunga, importante e significativa. Grazie Enrico per tutto questo. Dopo l'intervento del sindaco, ecco quello di Monsignor Nicola Iotti, presidente del liceo ginnasio Luigi Soto di Cerro Sannita, già professore del nostro caro amico Enrico ed autore di tantissime pubblicazioni, tra cui alcune di primo rilievo nella storiografia sannitana. In questo momento mi ricordo da Alabbiano Bonafede e i suoi esordi, passando per la storia della ceramica nel territorio sannita, il cui epicentro resta la bottega di Nicola Giustiniani e figli, per finire ai sempre amatissimi lavori su San Lorenzello e la Valle del Titero. Sarebbe dopo lungo enumerarli tutti, adesso non mi sembra il momento. A Don Nicola Iotti dunque l'alto compito di farci gustare tutte le prelibatezze di questo imponente ultimo lavoro pubblicato da Enrico Garofano. Ha chiesto di Nicola di poterlo fare a viva voce, ci troviamo per vedere l'effetto che fa. Parlare senza il microfono, vediamo se si sente il microfono. Sì. Io ho sentito tutti i presenti, non mi metto perché dovrei annunciare il sindaco, il preposto, e tutti quanti. Allora, invece di solamente un saluto, perché ho incontrato i miei ex alunni del tempo che fu, per forza questo, un saluto particolare, anche perché mi ricordo che il tempo fugge. Io voglio porre innanzitutto una domanda circa l'opportunità e attualità di quest'opera. E cioè,
In un momento storico come il nostro, era delle comunicazioni interplanetarie dell'Unione politica ed economica dell'Europa, in cui si procede a passi sempre più rapidi verso l'adozione di poche lingue, tra cui l'inglese, del dialogo ecumenico-religioso. Con tutto questo è possibile, è concepibile un lavoro come questo di Enrico, tendente a mettere in luce la peculiarità del dialetto di una piccola, sia pure grande, ma piccola comunità sanita? Ecco la domanda. Io ritengo proprio di sì. Il lavoro di Enrico non solo è opportuno, ma capace di suscitare vivo interesse culturale. E per abbandonare questa mia tesi, ritengo necessario fare qualche osservazione circa l'essenza della lingua dialettale, la sua valenza storica, il rapporto di ieri e di oggi con la lingua letterale. Credo che l'Italia debba ritenersi una delle nazioni in cui, più delle altre europee, la maggior parte della popolazione è stata per secoli sotto il dominio esclusivo della lingua di Roma, tanto che una letteratura italiana cominciò con notevole ritardo rispetto a quella dei principali paesi europei medievali. Per cui l'abbandono della lingua latina non portò subito alla nascita di una lingua italiana, ma col riaffiorare dei cosiddetti sostrati, cioè delle lingue autoctone precedenti alla colonizzazione romana, vennero fuori tante lingue regionali o addirittura comunali, locali, varietà linguistiche, etniche che perdurarono nonostante i processi riguardanti la questione di una lingua nazionale, a cominciare dalle volgari eloquenze di Dante e a seguire poi nel Cinquecento e addirittura fino al Manzoni, all'unità d'Italia, quando l'italiano parlato ufficiale era in poche città, come regioni come la Toscana, città come Roma, mentre i dialetti continuavano a godere di un vasto consenso sociale. In città come Venezia, Milano, Napoli, Palermo, il dialetto non solo era prerogativa dei ceti più umili, ma il mezzo espressivo al quale facevano spesso ricorso anche cittadini eminenti in circostanze ufficiali. Lo stesso primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II, sappiamo che usava comunemente il dialetto piemontese, non parliamo poi dei borboni dopo, ma che la lingua napoletana l'aveva. E le ragioni di questo frazionamento linguistico sono molteplici e affondano le radici nei secoli. Dante notava 14 dialetti, ma in realtà essi erano moltissimi, neppure riconducibili a schemi regionali, dal momento che anche da noi la lingua dialettale varia, e ce ne accorgiamo in centri distanti anche qualche chilometro, vedi Cerreto San Lorenzo, Cusano Faitti, Guardia, San Lorenzo Maggiore, San Luca. E tra le ragioni del fenomeno, innanzitutto la conformazione geografica dell'Italia, il frazionamento politico della penisola per sé in organismi statali autonomi e assai differenziati, anzi spesso ostili gli uni gli altri e divisi perfino nel loro interno. Pensate alle lotte tra i comuni e quindi tra le signorie che determinavano
come aveva previsto Lorenzo il Magnifico, la discesa in Italia in carrozzata, che, come fu detto, occupò l'Italia con gesso. Pensate alle successive dominazioni straniere, fino all'unità d'Italia. Questo era il riflesso dei linguaggi autoctoni che si erano formati contro invece le invasioni barbariche precedenti. E tra l'altro c'è il concetto di questa storia, tra i San Carlone e altra cosa. Tutto questo, tornando a noi, determinò che dopo la caduta della lingua latina non ci furono delle forze centripete capaci di coagularsi anche linguisticamente intorno a una sola capitale, come accadde invece per l'azione tra Francia e Spagna. Altro motivo di questo frazionamento linguistico e del trionfo del dialetto era l'analfabetismo di massa e quindi il vasto uso del dialetto come lingua comune. Ma le prevenzioni nei confronti del dialetto come lingua di nessun rilievo letterario cominciarono a cadere nell'animo degli studiosi allorché intesero per dialetto uno strumento di espressione totale, un linguaggio capace di esprimere una determinata esigenza. È così una sorta di esperienza letteraria e divenne così il caso del realismo in Francia e da noi il verismo, beh, addirittura doveva usare parole dialettali, diceva la pippa, la due pippe, e poi dopo magari rifece, ma c'era questo ardore e quindi questo tendere verso una lingua più viva che partiva dal dialetto. E nel momento in cui si affinano gli strumenti conoscitivi delle scienze linguistiche, filosofiche, folcloristiche, si sente da una parte l'esigenza di valorizzare contenuti e forme della tradizione vernacola, specie perché la civiltà contadina inizia lentamente a perdersi di fronte alle trasformazioni della rivoluzione industriale. Dall'altra, perché nella polemica sette-ottocentesca su lingua di popolo e lingua della cultura, le forme dialettali sembrano identificarsi nell'autentica espressività del popolo romantico, generatore di una poesia fresca, cui attingono gli intellettuali, stanchi dei riti accademici e salutari. In questo modo, i dialetti bussano alla porta delle accademie, suscitano interesse storico e anche scientifico, nascono grammatiche e vocabolari dialettali. Uno dei primi, quello del Seminario di Brescia, ma ne sorgono anche in altre città, a Napoli in prima linea. In tutta l'Europa romantica, a prima metà Ottocento, la lingua dialettale comincia ad assumere il carattere di un momento tipico, di luogo privilegiato, speciale nel rapporto con la lingua letteraria, tanto che assurgono a valore letterario poeti come Carlo Porta a Milano, Gioacchino Belli a Roma, di cui oltre 2000 sonetti dialettali furono definiti un potente affresco della città di Roma. E nei decenni successivi a Napoli, Russo, Serao, Di Giano, fino a De Filippo, a Totò, a Re e altri che non solo hanno composto meravigliose poesie e canzoni dialettali che sfidano il tempo, pensate a Usolino, tutte le canzoni napoletane, ma che fanno gustare da mare tutto il mondo la lingua di Napoli. Ma su questo argomento, trattato così un po' a volo d'uccello, mi fermo. Credo che però questo basta dimostrare che l'opera di Enrico è quanto mai attuale ed è anche valida, soprattutto a consegnare, l'ha ripetuto spesso anche Silvio, alla nostra e alle future generazioni un millenario patrimonio culturale, sociale, spirituale che sarebbe andato purtroppo perduto.
In realtà non sono mancati anche da noi studiosi che hanno raccontato l'origine e la ricchezza storica di queste nostre piccole ma vivaci comunità. Non abbiamo qua che ha avuto scrittori e storici, per tutti io ricordo sempre a me del Frasso, al quale cominciai ad attingere quando scrissi per l'altra volta Salute Sera Parola di Terra, e adesso il problema degli anali che ha fatto accedere di attingere da me del Frasso, per non parlare degli madre Parola, guarda che è ricca di storia, è ricca di intelligenza, che ha visto il passaggio di tanto. Come non sono mancati studiosi dialettologici che hanno messo in luce forme idiomatiche con caratterizzazioni territoriali, ma credo che nel complesso questi spesso hanno affrontato il problema in maniera piuttosto settoriale, presentando alcune o diverse espressioni idiomatiche distinte, proverbi o altre caratteristiche fonologiche, grammaticali, sintattiche, morfologiche, lessicali, ma quasi sempre in maniera non sistematica e soprattutto spesso prescindendo da legami con altri idiomi. Enrico Carofalo ha voluto affrontare il problema in maniera più scientifica, creando addirittura un vocabolario del dialetto gualtiese. Parole nel tempo, e quindi il valore di queste parole, edito accuratamente dal tipo idrografico che noi potremmo usare, ci sono qui due illustri rappresentanti, c'è Caratoni e Cristina, stanno facendo veramente progressi. Adesso devo dire complimenti tutti per quel libro sulla ceramica e complimenti anche per questo, perché c'è un avanzo nella scritta, la bellezza soprattutto di edizione. E quindi edito da questa tipografia di Busanuti, arricchito da opportune e preziose tavole di immagini, raffigurando utensili di uso comune, essenziali della vita agricola e artigianale, del passato e con premessa del sindaco dottor Nicola Ciancio. Interessante e opportuno anche il quadro esplicativo dei segni grafici adottati nella trascrizione delle parole e della realtà e dei fenomeni di trasformazione anche di parole di origine latina, dei fenomeni di alterazione delle parole, tutto questo presentato innanzi, è anche un quadro della famiglia linguistica in teoria. Un lavoro, lo si dica senza retorica e senza piaggeria, un lavoro immane, senza intento retorico o puramente celebrativo, dettato magari dalle circostanze. Una famiglia che ha invece il carisma di scientificità, grazie soprattutto alla profonda cultura classico-umanistica, lasciatelo dire adesso, assimilato per il periodo giovanile della prestigiosa scuola cattolica di Ancona di Vigna, che ha visto tanti tanti alunni bravissimi di guardi, ce ne sono altri più. Poi nello studio universitario, negli approfondimenti come docente di materie letterarie, cultore di storia, antropologia sociale, linguistica locale, autore di diverse opere, articolista, collaboratore di riviste e giornali, curatore di mostre didattiche e convegni scolastici. E a proposito delle sue pubblicazioni, ho avuto tra le mani, solo da qualche giorno, altre sue interessanti opere, tra cui Contranomi. Attenzione, perché a Marco Paese e io consigliano di non farlo, si vede che guardia e pericolo, e che Contranomi, sapete, anche se non è facile identificare le tessere, e quindi i Contranomi. Poi Guardia, 1848-49, interessante,
la cronaca è questa. Nel ricordo dei blocchi, hai un libro di l'orologio che è stato. Non ho potuto ancora approfondire la lettura, ma esse confermano sempre di più la sua passione per la storia del suo paese, lo studio e la citazione scrupolosa delle fonti. Ma torniamo al Rapporto. Opera nella quale lo studio del dialetto guardiese non si limita a confrontare differenze e affinità che sono importanti, ma ne studia la valenza fonetica, cercando quasi di farci sentire il suono vivo della parola anche attraverso la segnalazione del linguaggio figurato e i segni grafici nella trascrizione. In questo modo, nella parola trascritta affiora la vita. Ecco, parole vita. Una vita antica, senza tempo, che nasce dal cuore e vive più a lungo delle opere, parola che si fa storia, ricchezza di sentimenti di un popolo come quello di Guardia, come ci ricorda l'espressione dipinta che Enrico ha voluto mettere continuamente all'inizio, che queste parole non hanno tempo e sfidano il tempo e partono da loro. Ma credo che il grande merito dell'autore sia stato quello di una quasi puntigliosa ricerca etimologica che collega l'etimo guardiese a quello latino, greco, romanzo e perfino alle famiglie linguistiche indoeuropee. Ricerca nella quale affiorano anche interessanti aspetti della vita agricola. Io avrei voluto citare alcune bellissime, dove c'è un transito semantico tra il significato comune e poi magari il significato di un simbolo, è cosa interessantissima anche questo. È un popolo, come vi ho detto, che mi canta orgoglioso, lavoratore, ricco di intelligenza, di capacità imprenditoriale, e questo risulta come se fosse una piccola storia, perché ogni vocabolo ogni tanto ha dei riferimenti storici che fanno vedere poi la vita come si è svolta a Guardia. E in questo modo Enrico riesce a trasformare quella che doveva essere una semplice ricerca del dialetto guardiese, espressa come credo, e l'hai fatto per umiltà, quando hai detto come sottotitolo raccolto di termini dialettali in un vocabolo, in un vocabolario etimologico, storico, ragionale, non è una raccolta, ma è un'edizione veramente scientifica, direi, un vocabolario etimologico, storico, ragionato, di grande valenza di cuore. Un vocabolario che, come ha opportunamente notato il sindaco nella presentazione, salva da quella rimozione della memoria, che è uno dei pericoli dell'attuale civiltà, specie per i giovani, ai quali spesso nella scuola, e io un po' di più che sono più anziano, ripetiamo l'espressione dello storicismo, e cioè che non esiste un presente senza il passato, come non ci potrà essere futuro senza il presente. E quindi l'abbandono delle tradizioni bellissime, tradizioni non solo religiose come Guardia e Regina di questo, ma anche sociologiche, anche di culturali, è una cultura che credo che il cibo, il pranzo è un fatto culturale. Diceva un amico, adesso non mi ricordo, morto, quando si faceva la cena, si preparava tutto, sai, quando già diceva, dopo Pasqua intime collocare. Hai capito? Il Signore ci ha messo davanti così come ci mangiamo. E a parte questa digressione, risulta da questo vocabolario anche un po' una storia
del costume binario c'è il guardiese, una cosa interessante. La lettura dei locali scorre così senza monotonia, ma con una crescente curiositas, dal momento che dall'esplicazione del vocabolo affiora, come già ho notato, attraverso le variazioni semantiche, affiora anche le genesi di avvenimenti storico-sociali, religiosi, eccetera, del popolo guardese. Ci sono i proverbi, e io vi ho detto che molti si sono fermati ai proverbi, ma li hanno visti parecchi autori precedenti, come fatto staccato. Invece i proverbi li ha inclusi, li ha fatto nascere dal contesto, e questo è stato un altro fatto così. Un lavoro naturalmente scritto, io non prendo più tempo perché il caldo, in furia, e poi non bisogna mai approfittare della bontà, è vero che il paese deve essere. E allora devo dire solamente che è un lavoro scritto logi natalis, così come passione, come affermato anche dall'espressione di Hegel, che lui ha voluto riportare in prefazione. Un libro che nasce dal cuore, dall'amore per la sua vita. Compiacenti vivi, compiacimenti vivi, sinceri e vivi. Te li esprime con legittimo orgoglio e anche grande effetto e stima, innanzitutto il tuo antico docente di latino e greco, che forse ti ha contagiato nel morbo incurabile della ricerca storica, perché quello è un morbo, la ricerca, tu che sei un giurista, esiste il morbo dello ius, ma esiste il morbo della ricerca storica, è un morbo. E complimento anche da parte dei tuoi concittadini, da tanti uomini di cultura, che leggeranno ed apprezzeranno questo tuo lavoro, che si affianca ed arricchisce le precedenti opere preziose riguardanti, guarda, Santa Maria e il nostro Santo. A te ora. Della decisione presa dall'amministrazione provinciale di Bene. Buonasera a tutti, innanzitutto il saluto al sindaco, a Don Nicola Bigliotti, che è sempre un piacere incontrare in queste occasioni, poi dirò anche il perché. Un saluto particolare a Enrico Garofano, su cui mi soffermerò per una riflessione sulla sua opera, sul suo lavoro, sulla sua passione. Saluto al parroco Don Filippo Di Leonardo e a tutte le autorità qui presenti in sala. Il saluto è mio personale, ma anche dell'amministrazione provinciale, del presidente, il quale, quando ha stilato le deleghe per gli assessori, ha voluto inserire una dicitura particolare per la delega che ha attribuito al sottoscritto. In particolare ha messo valorizzazione della storia e delle tradizioni locali.
oltre alle politiche culturali, turismo e innovazione. Allora, io ho detto al Presidente, ma perché specificare? Questo non rientra già nelle attività, diciamo, delle politiche per la cultura. Lui ha precisato perché noi dobbiamo recuperare, e sembra, diciamo, una sorta di contraddizione questa, perché uno degli attacchi che sono stati fatti al Presidente Cimitile sono riferibili alla sua origine napoletana. Lui ha detto perché bisogna recuperare nelle nostre comunità la storia locale e farne un elemento da poter, diciamo, per aumentare l'attrattività del nostro territorio, per aumentare le nostre specificità e renderle appunto appetibili per i turisti che potranno venire nelle nostre zone. Quindi questa è stata una motivazione che, quando Enrico, il professore Garofalo, Enrico amichevolmente, ci siamo incontrati più volte, è stato anche Ligio Garofalo e Palmino, con i quali ogni tanto mi coinvolgono e li coinvolgo anche in qualche passeggiata per il nostro territorio, mi ha detto, dice, ho fatto una raccolta di termini dialettali. Io sono rimasto molto sorpreso e poi ho detto, cioè, questa è una delle iniziative che si inserisce nel contesto specifico della Lega e siamo interessati a sostenere questa iniziativa. E quindi da questo è nato questo rapporto, questa voglia di esaltare appunto questo primo dei lavori che vengono presentati, cui la provincia dà il proprio contributo in questo percorso amministrativo nuovo, proprio perché è un'attività che vogliamo incentivare sul serio. Cioè, io ringrazio Don Nicola Vigliotti, ma saluto anche Silvio Falato, qui presente, come il dottore Giuliani, i quali, forse anche altri, i quali si sono cimentati appunto nel recuperare la nostra storia, le nostre tradizioni, hanno dato il loro tempo libero per fare in modo che rimanessero delle testimonianze anche per il futuro. Di questo io vi ringrazio pubblicamente, perché è un lavoro che hanno svolto in un momento particolare, così come veniva anche evidenziato da Don Nicola. Oggi ci si trova di fronte a un fatto particolare. Siamo nell'era della globalizzazione, abbiamo la necessità di adeguarci a quelli che sono gli orientamenti culturali mondiali, quindi difatti ci troviamo di fronte a una situazione rispetto alla quale noi dobbiamo parlare più un linguaggio che è conoscibile a tutti all'esterno, e stiamo perdendo questa nostra capacità di parlare il dialetto. Io mi ricordo, da bambino noi si parlava in dialetto per strada, questo era il nostro linguaggio. Poi i nostri insegnanti, insomma, ci tiravano le orecchie perché dovevamo studiare di più l'italiano, questa era la nostra condizione. Oggi difatti ci troviamo di fronte agli insegnanti che debbono in qualche modo debbono insegnare l'italiano e debbono combattere non più con il dialetto, debbono combattere con il linguaggio televisivo, che è ancora più drammatico, perché ormai si parla solo in termini, diciamo, attraverso modalità proprio espressive che sono dettate dai mass media, dalla comunicazione di massa. E allora, voglio anche ringraziare di nuovo Silvio Falato. Io mi sono sorpreso quando nella scuola media di guardia il professore Falato, mia firma, di tanti bambini, praticamente ha voluto, proprio come fatto educativo, riportare, rendere note a loro una serie di lezioni appunto che sono fatte sulle filastrocche guardiesi, cioè recuperando anche quindi in qualche modo una identità legata al linguaggio. Per cui, Enrico, io ti ringrazio veramente per questa opera, che sarà un'opera letta da tanti guardiesi che andranno a ricercare il termine che verrà in mente perché lo diceva il nonno, quindi andranno a vedere lì il significato, se ritorneranno alla memoria tanti bei momenti passati
con tante persone che magari non ci sono più, oppure verranno ricordate tante sensazioni vissute nel corso della propria vita. Enrico mi diceva, ci sono voluti 20 anni circa per raccogliere tutte queste idee, in un lavoro sicuramente costante, in un lavoro importante, che quindi rende molto prezioso questo lavoro, e io voglio veramente fare i complimenti, il compiacimento per quest'opera e sicuramente gli auguri affinché possa proseguire in questa passione e darci anche altre opere da lasciare poi alla memoria della nostra comunità. Grazie. E adesso finalmente la parola all'autore, Enrico Garofalo, autore di Parole nel tempo. Penso voglia farci vivere il non facile travaglio di questo ultimo suo lavoro. Siamo in attesa, come lui ci ha promesso, di uno specifico lavoro sulla toponomastica. Grazie a tutti, buonasera agli intervenuti. La mia voce è tenue, cercherò di guardare un po' il microfono nella speranza di essere comprensibile. Innanzitutto voglio ringraziare il sindaco, voglio ringraziare Carlo come assessore, voglio ringraziare Luca, sempre disponibile anche in questa circostanza, lo ha fatto, e voglio ringraziare in modo particolare Don Nicola Migliotti, a cui mi sono rivolto senza mezzi termini, proprio fidando nella sua capacità di guardare nell'insieme un tipo di lavoro del genere, e in effetti lo ha fatto brillantemente, più di quanto io mi aspettassi. Diciamo che Don Nicola a questo punto è rimasto l'unico interprete del messaggio culturale della nostra zona, è uno storico con la S maiuscola, purtroppo da poco ci ha lasciato Michele Ricci, altra bella figura che purtroppo è venuta a mancare, e diciamo conserviamoci finché possiamo appunto queste personalità che possono darci ancora tanto. Voglio un po' stravolgere il mio intervento, avrei voluto riservare per l'ultimo i ringraziamenti, lo faccio in questo momento, perché dagli spunti che si sono presentati in questa circostanza voglio leggere una paginetta che avevo preparato per la mia premessa, ma poi l'ho estromessa per motivi di praticità, ma a questo punto mi tocca leggerla e la leggerò di cuore. L'avevo riservata per me, come in genere anche questo lavoro, poi sono state un po' le pressioni degli amici, anche dei familiari di qualcuno scomparso, che appunto mi hanno indotto alla pubblicazione definitiva di questo lavoro, anche perché, ripeto, sono appunto i tempi necessari per far sentire la voce del dialetto, perché poi a un certo punto nel corso della mia attività di ricerca mi sono posto una domanda: ma questo dialetto che fine farà? Ho trovato degli spunti che magari non c'è il tempo di leggere, ma voglio almeno riassumere. Ma lo farò gradualmente. Prima di tutto quindi ringrazio l'amministrazione comune provinciale nella persona di Carlo Falato, dell'assessore Carlo Falato, per il patrocinio e anche per un contributo che darà. Ringrazio il comune di Guardia Sant'Armonti per un contributo che pure mi porgerà. Ringrazio anche il Galati Terno per il patrocinio di questo lavoro della persona appunto di Nicola Cerreto. Ringrazio, logicamente non posso farne a meno, un po' i meccanici della situazione, cioè gli autori come i Tori, in modo particolare Pasquale e Cristina, che mi sono stati molto vicini appunto nella stesura del lavoro in tipografia, anzi chiedo scusa magari se a volte li ho un po' troppo assillati, anche perché abbiamo trovato dei problemi nel
testa sono inserite parole greche che a un certo punto sono scomparse tutte, e quindi mi sono dovuto nuovamente dedicare questo lavoro di ricostruzione e anche tanti altri, diciamo, inconvenienti. Comunque ringrazio veramente tutti di cuore. Ringrazio soprattutto voi che siete intervenuti, perché avete sfidato un po' la calura non indifferente di questi giorni, soprattutto il bel calduccio di quest'aula, di questo ambiente. Speriamo di uscire subito proprio per raggiungere la frescura meritata, e voglio un po' precisare appunto qualche cosa che riguarda i motivi che mi hanno indotto a questo lavoro. Sono quei motivi ricordati anche dagli altri intervenuti, sono motivi di ordine pratico, di vita vissuta. E diciamo, il lavoro parte un po' da lontano, inconsapevolmente parte forse dagli anni in cui ero bambino, in famiglia, come in quasi tutte le famiglie di quartiere, si parlava dialetto, si mangiava magari pane dialetto, e di conseguenza a volte si chiedeva la spiegazione di qualche parola ai genitori, ai nonni, ai vicini che magari si sentivano chiacchierare e da cui si sentivano parole strane che non si riusciva a recepire bene nel loro senso. E tutto questo col tempo logicamente mi ha portato un po' a fare come fanno un po' i guardiesi quando incontrano qualcuno che non conoscono e vogliono sapere di chi si tratta. Da che razza vieni? A che razza appartieni? E questo è il mio problema praticamente. Mi sono posto in età più avanzata di fronte a questo interrogativo. Ho chiesto un po' a una parola, alla parola specifica, ma da dove vieni? Di che razza sei? E ho cercato un po' di risalire alla fonte, e con grande sacrificio a volte, devo dire, perché non è facile appunto cercare di venire a capo di un mistero di una parola. Comunque, credo di aver fatto del mio meglio, forse si poteva, anzi senza forse si poteva fare ancora di più, di meglio, ma un lavoro del genere che porta via tanto tempo, alla fine comporta anche una certa stanchezza. La stanchezza che subentrerà effettivamente, tanto che non vedevo l'ora di sbarazzarmi di questo lavoro. Motivi. Motivi che appunto ho detto vanno un po', partono un po' da lontano, e diciamo sono un po' riassumibili, soprattutto in alcuni fattori. Il fatto di stare sempre a contatto con le persone più anziane. Da bambini praticamente ci si lasciava un po', ci si affidava ai nonni oppure a parenti oppure a vicini, i genitori andavano a lavorare in campagna, e quindi diciamo si apprendeva qualche cosa. Successivamente forse è stato il tipo di studio che ho intrapreso, e in questo senso ringrazio sempre Don Nicola, che effettivamente è stato un po' colui che ha segnato il percorso che poi ho affrontato, e diciamo mi ha posto di fronte a questo dilemma: come guardare appunto il passato guardiese. Spesso da ragazzo si sentivano quelle nenne, quelle cantilene, quelle belle canzoncine di anche d'amore che oggi non si sentono più. Che fine faranno? Anzi, in sala è presente una ragazza a cui avevo chiesto di interpretare una nenia, non se l'è sentita, la capisco, sarà il caldo, sarà pure l'impressione di trovarsi di fronte a tanta gente. Una nenia che alcuni anni fa l'ho sentito cantare e mi ha impressionato molto. Ringrazio comunque la ragazza Marinella, che è presente, vista qui, e quindi come se l'avesse cantata, meno per me, perché purtroppo gli altri non potranno ascoltarla. Ecco qua poi il momento degli studi universitari. Logicamente si frequentano le biblioteche, si ha a che fare con uomini di grande cultura, Marcello Gigante, Sbordoni, Cuniolo e tanti altri praticamente, e questo amore cresce sempre di più per la ricerca un po' della parola, per vedere un po' di venire a capo.
Poi attività di insegnamento nel confino, lo chiamo un po' così scherzosamente, di 3 anni, diciamo, in quel paese che si trova molto lontano, ma nel particolare Retino, no? Qualcuno ci si è pure sposato a quanto pare, no? È vero, Roberto? E qualcun altro magari ci ha anche insegnato dopo di me lì. Vabbè, ho avuto la rivoluzione. Sì, ma forse l'avvocato non sa che quella zona è stata anche abitata dalla famosa Janate, in un casolare che io conosco, per cui magari dopo posso anche dire qualche cosa in più all'avvocato. Vabbè, inoltre, contatto con quella realtà, devo dire che ho trovato un linguaggio particolare, ragazzi, estremamente in dialetto. E molte parole erano le nostre parole. Ho curato un giornalino scolastico per 3 anni, appunto invogliando i ragazzi alla ricerca delle loro parole, e i ragazzi si sono entusiasmati, devo dire, hanno fatto veramente bei lavoretti, e quindi la passione è continuata. Poi chiaramente non posso trascurare quell'attività a cui ci siamo dedicati con tanti amici che stanno qua dentro, no? Quella della redazione del tratturo della vecchia Prologo, quel foglietto che ha varcato i limiti provinciali, se non addirittura nazionali, mi risulta, e che era fondamentale per far conoscere un pochettino la nostra cultura, le nostre tradizioni. In questo senso, diciamo, è stato tutto un laboratorio che poi man mano è venuto fuori con questa creazione. E poi ci si sono aggiunti negli ultimi tempi, negli ultimi anni, devo dire, proprio degli amici, specialmente un paio di abruzzini che rispondono al nome senza fare nome, come si dice a guardia, no? Di Vigeli e di Palmiro, che mi hanno appunto un po' ossessionato, no? In un lavoro che deve essere pubblicato, devi pubblicarlo e non pubblicarlo, e quindi a questo punto, diciamo, gli abruzzini hanno fatto un'opera buona. E quindi, diciamo, ho cercato di fare del mio meglio questo. Prima parlavo del dialetto, che fine fa? Abbiamo sentito prima appunto parlare di omologazione, di globalizzazione. In effetti sono quei fenomeni che affosseranno sempre di più il nostro dialetto. Qualcuno già anni fa lo aveva avvertito, addirittura c'è una rivista del Nord Italia, Caos si chiama, se non mi sbaglio, che nel 97 aveva paventato già questo rischio, quello di veder sommerso il dialetto, qualsiasi tipo di dialetto, da questa avanzata della neoglobalizzazione. E in effetti il rischio c'è. Nella mia premessa ho anche suggerito, chiaramente non è compito mio a questo punto, ma ci sono gli specialisti che lo possono fare, un po' i rimedi per la conservazione del dialetto. Soprattutto le scuole, soprattutto le più piccole, bisogna partire per affrontare questo problema, per conservare il dialetto. E io credo che appunto conservare un dialetto non sia una cosa avulsa da quella che è la tendenza generale della globalizzazione. Anzi, credo che sia proprio una parte importante, conservare cioè una propria identità e, diciamo, sentirsi più inseriti nel contesto europeo e quindi mondiale. A questo punto vorrei un po' liberare delle loro ingalze, tanto ancora si fa sentire, poi c'è il Dio Padrone che magari chiama i suoi adepti, e quindi vorrei che qualcuno, sto vedendo fremere appunto per questo, no? Si tratta di 5 minuti, sono anzi poco meno di 5 minuti, un paio di minuti, per leggerò semplicemente quello che ho sottratto alla mia sinistrale, si è ormai spezzata, frammentata nei suoi anelli. La cultura scolastica era riuscita appena a scalfire quella cultura antica, medievale, legata alla memoria collettiva, in cui avevano un ruolo vitale le veglie, le feste religiose, il fatto di ritrovarsi le sere d'estate davanti casa a parlare del quotidiano, dell'effimero, del misterioso.
Oggi invece il benessere e la modernità piombando sulla nostra popolazione e sul suo territorio, quando la modernità stessa è entrata in crisi, ha disperso immediatamente quel tipo di cultura, di cui solo determinate generazioni restano ancora imbevute. Il flusso orale della tradizione si è sfilacciato e quasi interrotto, ed è già abbastanza alto oggi mettere insieme i cocci di quella cultura antica che pure ci appartiene. Restano, tra le poche cose, le briciole dialettali della nostra gente, come parchi senatori ha lasciato vedere lungo il cammino degli anni, per le viuzze, le rampe, i sopporti scelti del paese. Sono però briciole armoniose e nostalgiche, aspre e rudi, soprattutto ancora vegete.